Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step. Allora, svuota la spesa e si lunga. Veloce, ovviamente. Un bualetto bianco, ne ho presi 4 di confezioni, quegli altri adesso li faccio vedere, comunque 2. Barilla ragù bolognese e amatriciana, ne ho presi lui ovviamente. Poi ho preso il pesto alla genovese, che io non so neanche che l'aveva preso. Poi ragù alla bolognese. Patè di pomodoro secco e tonno, questo lo volevo provare, era in promozione. Maionese calvé, che l'abbiamo finita. I funghi interi, questi qua erano in promozione. Ketchup. Poi pane, questo qua, filatino morbido 2,26. Questo qua che l'ha preso lui, secondo me gusto mango, non so neanche se è buono, era in promozione. Ho preso questi due per il concorso che puoi vincere per andare a Disney, ma tanto non vinco mai, ma vabbè, ho provato a prenderli tutti e due, erano carini. Intanto c'è il gattino piccolino che mi sale sopra. I ravioli, questi con la zucca, che sono buoni e li prendo sempre perché mi sto trovando bene. Questi qua per merenda, che sono buoni, mousse di frutta, uno alla mela e uno all'albicocca. Poi sempre i funghi, questi qua grigliati, ne ho presi 2 di questi. Poi ho preso questi qua. Questi che sono buonissimi, quando c'è la promozione li prendo questi qua. Poi, ne ho presi 2 questi. Sono per te, uno per me. Neanche lo sapevo, pensavo che ne aveva presa uno. E ne ho presi 2. Poi ho preso questo per provare, perché credo che è una novità della Cameo, infatti c'è scritto novità. Con fragola, banana, aroma, semillino, macinati. Ho preso uno per me e uno per lui. Sono 2. E poi ho preso questo qua, patè di funghi, sempre da provare. La mozzarella, queste di Lucia. Questa pasta già pronta in 7 minuti, la carbonara e i funghi porcini. Perché ovviamente quando non c'ho voglia di cucinare per il lavoro. Questo l'ho preso per provare, sperando che sono buone, se non sono buoni non li prendo più. Comunque per provare ho preso questi 2. Philadelphia XL, i funghi che prendo sempre, che sono questi. Questi qua funghi si chiamano così. Poi carote per i conigli. Poi questi funghi, anche questi qua che sono buoni, portobello. Altro di questo, sempre mela, non so quanto ne ho prese, una alla mela albicocca, una alla mela e pesca. Poi pinguino al coco, questo è buono, lo prendo per colazione quando ho fretta per andare al lavoro. Ho preso 2 di queste. Le burratine, queste qui, queste qua, per provarle, erano in promozione. L'insalata per noi, che ovviamente è scoppiata perché l'ha messa sotto al sacchetto e appena ho messo giù è scoppiata tutta l'insalata. Erbette per i conigli, ogni tanto gli prendo qualche insalata, verdura. Poi 2 di gorgonzola, che voglio capire che piatto fare per il canale delle ricette, per cui ne ho preso 2. Mozzarella, questa qua di bufala. Poi la provola, un'altra mozzarella Lucia, questa qua Tris. Poi questa, la ricotta, fior di ricotta, vabbè, fatto così. Poi altri di questi, uno a mele fragola,
sempre mela e pesca, un altro alla mele e fragola. Poi ho preso, dato che c'erano due, questo con mango, ananas, banana e semi di lino macinati. Sempre novità di Cameo, poi vi farò sapere se sono buoni, se volete saperlo. Pancetta, ogni tanto la prendiamo per fare la carbonara. Questo per mangiarlo adesso, ma ora che vedete questo video sarà passata una settimana, se non di più. Questo l'ha preso lui, che è il pesce filetto di branzino con patate, sì. A 4,86 €. Altri di questi di pane, ne ho presi due. Poi pinza, la pasta, questa qua, due tipi ho preso, una più sottile e una più grossa. Poi sempre questo, mele pesca, il burro, che ormai prendiamo solo questo, che ci troviamo bene, e a Vallée sempre burro. Per cui comunque è l'altro, ma c'era per adesso questo, abbiamo preso questo. Però la marca è sempre Vallée, ci stiamo trovando bene, è buono. Il limone 1,60 €, ne ho presi tre, questo ve l'ho fatto vedere. I pizzoccheri della Valtellina, che voglio fare, che qua da noi ovviamente nelle nostre parti si mangia i pizzoccheri. Fatemi sapere se anche voi nelle vostre parti li mangiate. E di solito si fanno con le verze, patate e formaggio. Quando poi lo faccio ve lo metterò nel nuovo canale della ricetta, così almeno vi faccio vedere anche la ricetta appena le faccio. Questi qui, capri, sempre formaggio, ne ho presi due. Altra pancetta, ho preso l'avocado a 3,99 €. Poi vi farò vedere la mia pianta come è cresciuta, se volete saperlo. Sempre pinguino, questo qua normale. Uno l'ho perso, uno è lì sotto. Invece per me ho preso le lasagne con ragù al vitello a 5 €, mi sembra. Li provo, vediamo se sono buoni. Comunque l'ho presi solo per adesso, perché di solito non prendo queste cose qua, le prendo solo quando non ho voglia di cucinare, veloce le prendo. Infatti c'era il 30% di sconto, ho detto vabbè, era scontato, li prendo, se no non li prendevo. Poi un altro sacchetto, ho preso questo, che di solito lo prendo solo verso dicembre, solo che lo volevo, avevo voglia, e avevo preso il patè di vitello a 2,99 €. Poi questo qui, questo dentifricio, che poi lo proveremo insieme, vi farò la recensione, di Colgate, perché c'è scritto che in 3 giorni ti sbianca i denti. Costa 3 € in promozione, ma mi sembra 5 € solo questo. Però era in promozione a 3 €, l'ho preso subito. E ho preso anche questo, che però questo mi sembra che è in gel, non lo so, sempre da 3 giorni. Mi sembra, non ho capito, devo leggere qua, però comunque anche questo a 3 €, ma costava 5 qualcosa, se no non lo prendevo. Poi questa, la stracciatella alla Puglia, ne ho presi due, la stracciatella. Poi altro dentifricio che ormai l'ho quasi finito, e allora ho preso il Mentadent, che ormai questi mi sto trovando bene, ed era in promozione a 1 € e qualcosa, l'ho preso. Infatti sinceramente forse prenderò solo questi dentifrici qua, perché mi sto trovando bene. Poi Nesquik, che era in promozione a 4 € invece di 6 forse. Questo qua di solito lo prendo per fare il... si dice il tiramisù, oppure ogni tanto però comunque anche per le torte. Ho preso due pacchi, sì, ci sono qua i gattini. Poi pasta alla penne, ho preso 3 pacchi ormai. L'ho preso quella all'S lunga, la Smart, perché ho detto è inutile che prendo le marche tipo Barilla, perché alla fine la pasta, questa qua,
non cambia niente, cioè cambiano solo i soldi che ti fregano. E infatti ho preso 3 pacchi di questi e 3 pacchi di spaghetti, che sono questi qua. Infatti questi 3, questi 3 spaghetti. Infatti ho detto è inutile prendere altre marche, perché tanto alla fine sono tutti uguali, almeno per me è tutto uguale. Poi altro pacchetto di pizzoccheri alla Valtellina, in promozione a 2,49 euro invece di 3 qualcosa. Poi 2 di sugo, passata di sugo, questi qua, 2 passate di sugo, sempre la Smart, che poi ci troviamo bene, sinceramente, per cui. E poi invece in questo sacchetto ci sono le bibite. Ho preso il tè, questo verde, poi succo il mango che è buono, lo prendo quasi sempre, poi succo alla pera, questo qua della yoga, un'altra bottiglia di succo, cioè di tè verde, scusate, poi altra mango, questo qua su al mango, questo qua al mango, poi 3 di alla pesca, 3 succo alla pesca, questi. Ne ho presi pochi di bottiglie, di solito prendo anche la Coca-Cola, ma sto cercando di non prenderla sempre, perché ovviamente fa male. Ho preso i succhi e per finire la Nutella di 950 grammi, che volevo fare una ricetta, sinceramente. Totale, invece di 200 euro avevamo lo sconto di 24 e abbiamo speso 173,89 euro con lo sconto, perché avevamo lo sconto del compleanno, perché lui ha fatto il compleanno, allora aveva 10 euro di sconto più altri 2 sconti che non mi ricordo, e questo è il prezzo. Credo che ho fatto vedere tutto, perché questa era la spesa. Non era una spesa enorme, perché neanche tanto, neanche spesa grande ovviamente, però non c'avevo voglia tanto di fare, di comprare troppe cose, allora alla fine abbiamo comprato solo le cose che servono. Però niente, questo qua vi farò la recensione, e niente, questa è stata tutta la spesa che abbiamo fatto insieme ai gattini che sono qui, insieme al sì, mi sono dimenticata le banane, non me ne sono accorta, 1,31 euro di banane, cipolle dorate, che ormai io prendo questo perché mi piacciono, e le patate, che ovviamente il mio gatto è sempre qua. E niente, abbiamo preso queste. E adesso metto a posto, perché sennò c'è troppo casino. Per cui ci vediamo al prossimo video. Ciao!